Ancora una sconfitta per i cittadini cosiani nel recupero della quarta giornata del campionato di calcio di prima categoria. Questa volta ad espugnare lo Stefano Lamotta ci ha pensato alla Master Pro di San Cataldo, che ha superato i biancorossi di Nicosia con un netto 0-3. La partita comincia bene per il Nicosia, l'arbitro al quarto minuto fischia un calcio di rigore per atterramento di destro da parte di Tumminelli. Di Carlo copre la visuale del fallo, ma l'arbitro era proprio a due passi ed avrà visto sicuramente meglio di noi. Sul dischetto si porta cacciato, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. È il terzo rigore consecutivo sbagliato dal Nicosia in questo campionato. Passano appena 5 minuti e questa volta le parti si invertono. L'arbitro fischia un rigore a favore degli ospiti per un presunto atterraggio in area di Pastorello ad opera di Cantagallo, ma il difensore del Nicosia sembra non toccare l'attaccante ospite. Sul dischetto si porta Di Marco, il portiere bevacqua, intuisce il tiro ma non riesce a bloccarlo e la Master Pro si porta in vantaggio. Timida reazione cittadini così al 28esimo, cacciato cross in area avversaria, la palla viene calciata al volo da Plumari che la mette alta sopra la traversa. Al 33esimo, contropiede degli ospiti con Lunetta, il cui tiro in aria però finisce a lato. In apertura di secondo tempo, dopo 3 minuti, brutto sgambetto di Mangione, danni di Gagliano, l'arbitro ammonisce il calciatore. Secondo cartellino giallo ed espulsione per il giocatore ospite. Al 59esimo, Sandro Cantagallo perde un pallone a centrocampo, lo intercetta Scrutato, che vede Bevacqua fuori dai pali e lo scavalca con un pallonetto. È il secondo e incredibile gol per gli ospiti. Passano appena 5 minuti, ancora Scrutato sul calcio di punizione, sul fronte sinistro dell'area nicosiana, scaglia un pallone che scavalca Bevacqua. Partita virtualmente chiusa sullo 0-3 in favore della Master Pro. Il Nicosia tenta una reazione, ma non produce azioni significative e la partita termina mestamente con l'ennesima sconfitta per i cittadini di Nicosia. La quarta su 5 partite, ma considerando la vittoria a tavolino, il Nicosia non ha mai vinto un incontro sul campo. La Master Pro vola al secondo posto in classifica alle spalle dell'Empedoclina, prossima avversaria domenicale del Città di Nicosia.